Salve amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan che vi saluta. Oggi 11 settembre 2015 si compie un nuovo anniversario dell'attentato al World Tower Center o World Trade Center e quindi alle famosissime Torre Gemelli. Come non poteva essere in altro modo, mi sento anch'io di esprimere le mie opinioni, magari in un video che non vedranno in molti. Quindi 3, 2, 1, parte il servizio. Dicevo, il tema del giorno, anniversario dell'11 settembre. Stiamo nel 2015. Quindi sono passati 14 anni. 14 anni nei quali hanno tenuto sotto soggezione il popolo nordamericano, gli stessi politici nordamericani, paventando dei mostruosi attentati, una recrudescenza di violenza senza limiti. Invece tutti noi abbiamo assistito, anzi, non abbiamo potuto assistere a attentati allo stile Al Qaeda 11 settembre. Le uniche matanze che si sono realizzate furono, per esempio, quella di Colombine e altre 31. E poi un sacco di violenza sociale, di genere, perché là la violenza sociale è molto forte, però nessuna di loro è stata una rivendicazione terroristica. Anzi, di terrorismo nel senso stretto non ce n'è stato proprio. Ci sono stati molti eventi terroristici, ma di vendette personali, magari traslate in contesti impersonali, cioè persone che si scoppiavano, come quello che è vestito da Batman è andato a massacrare gente alla prima visione in un cinema di Batman. Non aveva nulla contro le persone in questione, ma lui è stato così suggestionato dalla trama del film. Ha voluto protagonizzarla nel cinema e quindi ha sparato con armi pesanti a un mucchio di gente. Quindi abbiamo assistito a questa violenza privata, non di gruppi politici, militari, terroristici, di gruppi individuali, diciamo, di una o più persone che hanno massacrato altre per il proprio diletto, per sfogare le proprie tensioni, come se andassero a caccia di cervi. Comunque io ho letto dei libri. Per esempio, adesso ci alziamo e li prendiamo perché non mi posso stirare, non sono tiramolla. Per quanti di voi lo avessero letto. Ecco, ho letto di Michelle Moore questo circa l'intervento dei nordamericani in Iraq. Che gli ha fatto al mio paese? Che spiega come l'amministrazione di George Bush Walker Jr. abbia impantanato gli Stati Uniti in Iraq. Poi ho letto anche questo dell'11 settembre di Thierry Meyssan. La terribile impostura. Nessun aereo si è schiantato nel Pentagono. E poi smonta anche la tesi del fatto che abbiano veramente fatto l'attentato alle Torri Gemelle con due Jumbo, perché già nel passato decine di edifici si erano presi fuoco per giorni, avevano preso fuoco per giorni. E mai si era piegato l'acciaio, quindi risulta strano. Poi, vabbè, stupidi ombri, ombri. A volte mi regalano libri in spagnolo. Stupidi uomini bianchi di Michelle Moore, che ha a che fare con le massacri in Nord America, Bowling for Columbine. E la decisione di Bush di andare a bombardare Iraq, che non c'entrava niente.
Quindi Bush ha fatto un bowling for colombine in gigante. E poi questo qua, un libro molto interessante. Hitler ha vinto la guerra e se ci fate caso, c'ha nella fronte, nella faccia, la bandiera a stelle strisce nordamericana e non quella del Terzo Reich. E parla in pratica di tutte le connessioni che hanno legato gli Stati Uniti con la Germania di Hitler. Germany, la e quindi anche tutte le associazioni criminali, commerciali, economiche, tipo quella di Prescott Bush, eccetera, fino ad arrivare alla politica degli attentati dell'11 settembre 2001, che possono, alla luce della lettura della storia nordamericana, dalla collaborazione con il Terzo Reich, che qua si postula, si può anche rileggere in filigrana quello che è successo l'11 settembre. Sono delle opere molto interessanti, inquietanti, delle quali di sicuro nella RAI non ne parleranno mai. Io mi ricordo i programmi di Bruno Vespa, i plastici che si allestivano per spiegare come era opportuno intervenire contro Saddam Hussein, tutti i depositi occulti di armi chimiche, batteriologiche, nucleari che poteva avere, perché è facile in un deserto nascondere un'ampolla di anthrax, soprattutto se l'ampolla può stare in un thermos di caffè o di tè. E soprattutto la testata nucleare, già i sovietici avevano la tecnologia per poterla trasportare in una valigetta 24 ore, una da officina. Con un bottone si poteva anche fare saltare la valigetta. Quindi te ti immagini, con tutto il deserto che hanno in Iraq, tutte le armi chimiche occulte, batteriologiche e nucleari, tattiche strategiche, tutto un arsenale, avrebbero potuto fare, secondo quello che Bruno Vespa ricostruiva con i plastici, scomparire tutto l'arsenale dell'Unione Sovietica nel deserto, a centinaia di metri di profondità, quando tutti noi sappiamo che già quando occulti qualcosa a metri sottoterra è difficile cavarla fuori senza che ti esplodi fra le mani e utilizzarla come arma in una battaglia. Comunque adesso ha fatto un programma Bruno Vespa e non ha fatto nessun plastico, nessuna ricostruzione dei crimini che hanno sofferto le vittime dei Casamonica. Invece che non c'era nessuna prova suffragante, ha fatto molti plastici per andare a bombardare Saddam Hussein. Adesso come si ritrova Iraq? Distrutto prima dai nordamericani, distrutto adesso dall'ISIS o dal Daesh. E pensare che Saddam Hussein non fu mai alleato di Bin Laden, perché era nemico di Bin Laden. Saddam Hussein li faceva strangolare, li metteva alla forca, gli integralisti islamici, perché Saddam Hussein sostanzialmente era socialista, del socialismo arabo. Come gli americani hanno voluto giustificare l'attacco a Saddam Hussein dicendo che era un integralista islamico? Bugie. Il governo di Saddam Hussein era del socialismo, un socialista, era socialista del socialismo arabo. Anche Gheddafi era filo socialista, come lo è Bashar al-Assad. Eletto dalla gente e socialista di orientamento. Poi certo c'hanno anche la religione gli arabi che non ne possono fare a meno, ma non è un governo teocratico,
confondono i nordamericani e gli europei, i loro cittadini, mettendo l'elemento dell'integralismo religioso ovunque, che non c'entra niente. Ricapitolando, l'11 settembre 2001 è stato un pretesto triste, però è stato un pretesto per andare a fare la guerra in Afghanistan, che è stata asimmetrica perché non hanno incontrato nessuna resistenza e hanno speso tonnellate di armi per sparare dromedari e ali pietri e uccidere tanti civili che non c'entravano niente. Per mesi ci hanno detto: sì, ma in Afghanistan maltrattano la donna, commerciano l'oppio e tante altre cose che non c'entravano nulla con l'11 settembre. Quando sappiamo che Al Qaeda era finanziata dagli Emirati Arabi e dall'Arabia Saudita, nessuno è andato a bombardare l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. E poi 9 dei 13 dirottatori negli aerei, che per molti, tipo Teyyar, erano semplicemente degli allocchi che hanno messo sugli aerei per la teoria dell'attentato, perché sarebbe stato un golpe interno. Comunque, molti di quegli attentatori erano arabi sauditi e degli Emirati Arabi, che magari sono stati convinti a salire nell'aereo e non pensavano che si sarebbero suicidati. Tanto le ricostruzioni di bordo chi le ha fatte? Ci sono filmati? No. Ci sono registrazioni, audio, ma tutto un po' confuso. Chi può dire che siano autentiche? Comunque, poi sono andati a bombardare Iraq dicendo le armi, innanzitutto che Saddam Hussein avrebbe finanziato Al Qaeda, che era una bugia, perché lui li faceva impiccare i fondamentalisti religiosi, tanto della fraternità musulmana come di Al Qaeda. Poi dicevano che no, che in fondo bisognava liberare il paese da un tiranno che era cattivo e uccideva gente. 1000 all'anno uccideva, come Gheddafi. È triste, è brutto. Però da quando sono intervenuti in Iraq e in Libia ne muoiono 1000 al giorno. E già non è colpa del tiranno di turno, ma di tutti, di tutte le coalizioni armate. E poi dicevano le armi di distruzione di massa, chimiche, batteriologiche e nucleari. Che Saddam Hussein non ha mai avuto ultimamente, soprattutto nucleari. Gli americani lo sapevano bene perché gliele hanno vendute quelle chimiche batteriologiche per uccidere gli iraniani e mantenere l'equilibrio nella regione. Quando invece non gli conveniva più Saddam Hussein, tanto hanno deposto Mubarak, che era ancora fedele agli Stati Uniti, proprio perché volevano estirpare il socialismo arabo, che non gli conveniva. Loro vogliono penetrare la regione per prendere le risorse e per commerciare. Allora adesso l'ultimo del socialismo arabo è Bashar al-Assad e lo Stato sirio. Riusciranno a distruggerlo? Certo. Loro vogliono che in quei paesi arabi ci sia un neoliberalismo statunitense selvaggio. E invece gli dà fastidio il socialismo arabo. Cosa che mai vorrà dire, che cazzo vorrà dire socialismo arabo, si dicono in Nord America. Poi ci deve essere il neoliberalismo e come lo dettiamo noi, che devono prendere prestito al Fondo Monetario Internazionale per poi dipendere dai pagamenti che ci devono fare. E quindi noi li controlliamo politicamente come controlliamo Europa. Ma questo del socialismo arabo, che siano indipendenti. Per concludere, mi chiedo e vi chiedo a tutte e tutti voi che ci lascia la presente commemorazione. Che sensazione abbiamo? Che ricordi abbiamo? Come guardando indietro nel tempo possiamo pensare? Io subito ho visto che c'era qualcosa di bruciato nell'attentato dell'11 settembre, perché era troppo bello per essere vero. E mi hanno subito rovinato la festa con queste teorie complottiste, perché pensavo che veramente, finalmente qualcuno era in grado di sconfiggere gli Stati Uniti, che sempre si sono imposti, anche quando sono venuti in Europa a difenderci dal nazismo o dal fascismo, secondo loro,
Invece lo facevano per una politica geoespansionistica, mica per difendere a noi europei. Perché poi da loro chi ci difende? Quindi niente, io ho visto più che altro, più passava il tempo, più mi sono convinto che era una bugia. Chi è vulnerabile una volta è vulnerabile per sempre. Non è che diventi vulnerabile solo sotto l'effetto di questo grande attentato e poi non lo sei più. Invece ci sono stati tanti atti di terrorismo interno, politico, ma anche dell'impazzimento della gente, della violenza interna, razzista e tutto, e quello non lo riescono a debellare. Quindi evidentemente o è stato un golpe bianco interno l'11 settembre oppure qualcos'altro, perché tutta la violenza razziale della polizia in Ferguson e in altri luoghi contro gli afroamericani e gli ispanoamericani ci fa pensare che loro hanno sì molta violenza compressa interna, però che non ha nulla a che fare con la matrice islamica, che è solo un pretesto per andare ad attaccare il resto del mondo, che a volte finanziano anche loro la violenza religiosa. E quindi, come dire, niente, si è visto che era un flop, come anche questa storia che commuove molto. È veramente una cosa brutta vedere quel bambino morto sulla spiaggia in Turchia, no? Siriano. Però per anni si sono visti centinaia di bambini morti nelle scuole siriane per colpa degli attacchi con gas dell'ISIS o del Daesh, come si chiamava prima, e non c'è stata mai commozione internazionale per le centinaia o le migliaia di vittime ogni volta che si distruggeva una città in Iraq o in Siria o in Libano. Dov'era la commozione internazionale? Muore un povero bambino sulla spiaggia, muore un povero bambino sulla spiaggia, dicevo, e si commuove tutto il mondo, quando fino a prima si vedevano file e file di cadaveri di bambini perché facevano saltare con le bombe le scuole e li sgozzavano pure. Per esempio, non si è commossa l'opinione pubblica del fatto che Boko Haram abbia fatto scomparire 300 ragazze e bambine che andavano a scuola, le hanno sequestrate dalla scuola. Non si sa più che fine abbiano fatto, forse le hanno stuprato a morte. Ecco, l'opinione pubblica non si è commossa. Adesso, giusto che serviva a far accettare ai paesi europei una quota di immigranti illegali alta, e la Merkel, caso strano, ha cambiato di idea dopo che aveva fatto una figuraccia parlando con una ragazzina che la rispediva in Siria perché era finito il suo termine di stare in Germania. Beh, adesso è bastato quella foto di quel bambino perché tutti i politici europei accettassero la quota di immigranti. In realtà mi sembra che i politici europei hanno usato quella foto per farci accettare a noi la quota di migranti, invece di andare a risolvere i problemi che la NATO e gli Stati Uniti hanno creato in Siria, in Iraq. Perché non a pacificare la regione? Perché non ci riescono o perché non vogliono? In Libia non c'è pace, muoiono migliaia di persone al giorno, alla settimana. Devono pacificare Libia o devono semplicemente permettere agli immigranti di venire senza limite? Beh, vi lascio e alla prossima, ciao.